Prenderà il via domani 24 luglio il servizio ausiliario di vigilanza e di controllo nel territorio comunale per la prevenzione e la repressione degli illeciti in materia di tutela degli animali di affezione e contrasto al randagismo e decoro urbano. Un servizio sperimentale affidato alle guardie ecozoofile della LIDA, la Lega Italiana per i diritti dell'animale, che svolgeranno la loro attività coordinati dalla Polizia Municipale, che rientra in una serie di misure e iniziative per combattere il randagismo, che vedrà nei prossimi giorni la stipula di un protocollo con l'ASP, la destinazione di un terreno comunale in contrada Xirbi per i cuccioli abbandonati, che saranno presi in carico dalle associazioni di volontariato che cercheranno di favorirne l'adozione. Abbiamo voluto noi, appunto, tramite un avviso di pubblico, un bando pubblicato nei giorni scorsi, e che ovviamente il problema che tutte le città hanno, ma noi dobbiamo chiaramente pensare alla nostra città per quanto riguarda il decoro urbano. È ormai una vergogna vedere le nostre strade, i nostri marciapiedi, le nostre ville con deiezioni dei cani che i proprietari purtroppo non hanno il buon senso di poter raccogliere con le palette, con i sacchetti, così come avviene in tante altre città del nord. E quindi abbiamo deciso, proprio l'assessorato che appunto io rappresento con la Dega al randagismo, di poter ovviare a questa grave problematica facendo, ripeto, questo avviso e chiaramente non ci sarà nessuna tolleranza proprio perché le nostre città, le nostre ville debbono essere mantenute pulite e soprattutto col buon senso da parte dei cittadini. Noi non vorremmo chiaramente multare, quindi faccio un appello a non sporcare, come dicevo, le nostre strade, però chiaramente se ci dovesse essere bisogno le guardie zoofile interverranno proprio perché il loro compito è questo. Abbiamo voluto fare questo bando per 6 mesi, a costo di 7.000 euro più 1.000 euro di bonus, dove alla fine dei 6 mesi le guardie zoofile faranno una relazione all'amministrazione su tutto quello che hanno relazionando su tutto quello che hanno fatto, gli obiettivi chiaramente che se sono stati raggiunti. Rinnovabili per altri 6 mesi e l'intento, ripeto, è quello di mantenere la città pulita e faccio questo appello a tutti i cittadini, chiaramente perché non vorremmo fare le multe, ma se siamo costretti le faremo. Saremo impegnati per un periodo di 6 mesi, per 24 ore settimanali, con due pattuglie sul territorio di Caltanissetta. Il nostro compito è quello di vigilare sul decoro urbano e sul controllo del randagismo presente a Caltanissetta, che oltre che essere una piaga per il comune, per le spese che vengono affrontate, è anche un problema di ordine pubblico per quanto riguarda i cittadini. Noi faremo una campagna di sensibilizzazione per quanto riguarda la comunicazione e informazione dei cittadini, ma se ci saranno all'interno delle ville comunali o sui marciapiedi deiezione dei cani, saremo costretti non solo all'informazione ma anche a fare dei verbali per come è previsto dalla convenzione. Ricordiamo che ci sono più di 25 guardie impegnate sul territorio, tutte decretate con decreto della prefettura e con qualifica di polizia giudiziaria. Su tutto il territorio di Caltanissetta, quindi i cittadini verranno queste guardie che pattuglieranno il territorio.